Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi cercheremo di andare nello spazio. Prima uccidiamo questo. Allora, uccidiamo, morto, ok, creeper. Questo è morto da solo, uccidiamo anche lui, perfetto. Ok, ci siamo. Oggi cerchiamo di andare sullo spazio. La prima cosa da far è rifarci un caschetto. Vediamo un po' se abbiamo abbiamo la sabbia, ce l'abbiamo? Sì, perfetto. Prendiamoci la sabbia. Perché dobbiamo cucinare un po' di sabbia. Dov'era? Eccola qua. Questo lo posiamo. Questo è un copper. E qui andiamo a mettere uno. Due che non ci serve per adesso. Wool cloth. Uno e due. E questo è il tin. Poi usiamo anche questi. E il canister. Perfetto. Tre. E ci prendiamo 1, 2 e 3. Dovrebbero bastare 4. No, ce ne servono 6. Perché oggi andiamo a fare la maschera normale, che se non mi ricordo male, l'Oxygen Max, qualcosa del genere, vuole fatta una cosa del genere. 1 e 2. La sabbia ce la conserviamo qua. No, mi sa che vuole anche i laterali. Ah, ma ce l'avevo già io. Eccola qua. Mi ricordavo infatti di averlo. No, non lo vuole. Ok, Oxygen Mask. Oxygen Mask. Ah, ok, vuole l'altro. Ok. Come non detto. E allora, due ce l'abbiamo qua e andiamo a preparare gli altri. Dunque, questi si fanno così, no? Così e così. Ok, 16, va benissimo. Ce ne facciamo 16. Ah, ok, mi sono dimenticato che questo è calamitato e andiamo a fare l'oxygen mask. Ok, eccola qua. Ora. Sì, perfetto. Una crafting table però l'ho vista e ce la prendiamo. Non si sa mai. Ci prendiamo anche il nostro lettino. Ed volevo anche vedere se... Ah, ma ancora... Vero, giusto, c'ha ragione perché mi si è calamitato. Volevo vedere se si poteva fare anche la wrench, questa qua. Steel e due bronzi. Bronzo. E dovremmo avere anche gli steel da qualche parte. No, mi sa che l'abbiamo finiti tutti. Perfetto, facciamoli. Esatto. Nel frattempo che lui fa questo. Ok, facile. 1, 2. E andiamo a posare questo vetro. Perfetto. Andiamo qui. Prendiamo subitamente questi. Andiamo qui. E craftiamo questa. Finalmente abbiamo anche... Questa ci permette, in teoria, se non mi ricordo male, di girare le varie cose. Ovvero tipo questo. Se ne facciamo così, lui ruota. Una volta fatto questo, questo lo buttiamo, non ci serve. Allora, cosa ci servirebbe? Ci servirebbe fare oxygen. Allora, collector, questo qui
Perché se andiamo nello spazio e non abbiamo l'ossigeno... No, penso che... Aspetta, perché io ho fatto... Questo qui è il compressore. E il decompressore ce l'ho sopra. No, qual è il compressore? Ah, ok, lo prendo lo... Ok, perfetto. Ci siamo. Quindi, in teoria, noi dovremmo farci anche... Questo va bene, questo cos'è? Oxygen detector, storage, c'era uno che creava una bolla, eccolo qua, bubble, si fa con 6 di questi, facciamoci questo perché se non sbaglio si può mettere qua, esatto, non so cosa sia ma se c'è penso che ci serve, allora... Questo 1, 2, 3, 4, 5 ce ne servono. Ah, con uno ne facciamo 6. Buono. E poi uno di questo. Cosa strana. Andiamo a farlo. Era così? Sì. Ok, abbiamo anche questo. Ah, ho capito cos'è. Questo sono dei tubi che permettono alla maschera di respirare. Questo non so cosa sia. Paracadute, questo non ne ho la più pallida idea. Allora, andiamo a controllare se tutto è a posto e posiamo questo vetro. Allora, vediamo un attimo. Questo lo uccidiamo. Questo andiamo in G. Questo è pieno, quindi... In teoria possiamo partire. Ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Di nuovo su Minecraft, come sempre. Ok, buongiorno. Adesso vediamo un attimo. Allora, ho craftato off camera, naturalmente i 4 set, in modo tale che possiamo respirare quando andiamo fuori nello spazio e... Dovremmo anche, può ricevere suoni, onde, distanti segnali, dovremmo anche craftarci questo. Questo richiede un repeater, che non so se abbiamo. Sì, ce l'abbiamo, perfetto. Saltiamo giù, quindi ci prendiamo questo bellissimo. Cosa ci manca? Redstone 2. E alluminio e compresso e iron, ok, 1, 2 alluminio, allora iron, steel, alluminio, ok, l'alluminio ingot com'è che si faceva? Non me lo sono dimenticato io. Ah no, l'alluminio è proprio un ore. Ma ce l'abbiamo. 1, 2. Sì, infatti. Sono confuso per un attimo, ho creduto che... Ok, questo ho capito che si può mettere anche così. Non ha assolutamente senso se lo mettiamo in verticale o orizzontale. E ci siamo. Dovrebbe bastarci... Bastarcene uno. Esatto. Eccolo qua. Lo abbiamo fatto e questo qui va qua. Qua sopra non ho capito onestamente cosa ci va. Non ho ancora capito. Ci portiamo questi e direi così. Non si sa mai. Facciamo colazione nel frattempo. Direi di portarci un po' di terra, dalla terra. Questo perché? Perché non si sa mai. Dato che abbiamo il produttore di ossigeno che crea ossigeno solo ed esclusivamente dalle piante, non vorrei che se andiamo fuori non troviamo le piante.
Ah, questo qua non ho. Saguaro fruit. Saguaro fruit natura. Non lo so cosa faccia. Ah, crea questo. Ok, va bene. Partiamo. Ma prima togliamo questo. Dà un po' fastidio. Jump, jump. Via. Direi che ci siamo. Potrei spostare questo. Cioè, posarlo. No, non funziona. Quindi questo qui direi di posarlo qui. Ci portiamo il co-generatore, perché sennò senza corrente non possiamo fare niente. Ci portiamo una stacca di queste. Esatto. Mi stavo dimenticando il co-generator. Però abbiamo bisogno anche di un cavo, giusto? Non si sa mai, ce lo portiamo. Via. Abbiamo troppa roba da portarci e iniziamo. Vediamo un po' cosa succede. Sento dei rumori strani, però. Toh, portiamoci anche questa frutta. Che non fa mai male. Ok, basta. Andiamo. Verso nuovi orizzonti. Uno e due. Ah, aspetta un attimo. Facciamo così. Questo non ci serve. Lo mettiamo qua. Vai. Siamo pronti. Non ho la più pallida idea di dove andiamo. Stiamo partendo. 17. Oh mio Dio. Ok. Non c'è suono però. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siamo partiti, signori. Siamo partiti. Ah, possiamo ruotare. È stato un glitch grafico della Madonna, credo che sia lo shader. Quindi credo che possiamo fare così. Un attimo, vediamo un attimo se è lo shader, adesso spark, no? No, 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 no. Aspetta. Option. Video setting shader off. Ok, disattivato lo shader, torniamo. E infatti è molto diversa la cosa. Stiamo lasciando il pianeta. Mio Dio. Cioè, spettacolo, spettacolo. Non sento nessun suono, però. Preferito qualche suono. Qualcosa, vabbè. Siamo partiti. Scusa, faccio F5. Sono dentro un qualcosa. Ok, siamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori. Quindi quello che possiamo fare adesso, lui ci chiede, credo, di andare in qualche altro pianeta. Ok, questa è la luna. Quindi voglio andare qua. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì. Stiamo atterrando. Siamo con lo Space Lander. Hold space to slow. Sto premendo. Sto premendo. Ah, ok. Atterriamo così. Ce l'abbiamo fatta. Siamo atterrati. E adesso arriva anche la musica. Proviamo a scendere. Ah, siamo seduti! Che figata! Non ci posso credere. Ok, siamo sulla luna. Ok, per scendere è così. Siamo scesi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma questi si... ma c'è una gravità della Madonna qua. Lasciamo le impronte! No, ma questa cosa è fighissima. Questo quindi è suolo lunare. Eh sì, Moon Turf.
Quindi andiamo a fissare questa cosa perché onestamente non mi piace così. Ora, il discorso è questo. Sì, va bene, però veramente vogliamo alla grande. E soprattutto noto che i controlli in alto a destra, quelli che ti dicono penso che sia radiazioni, pressione, eccetera, eccetera, sono messi un po' malino. Cioè c'è la minimappa sopra, quindi è un po' brutto. Intanto andiamo a fissare questa cosa qua e poi, una volta fatto questo, andiamo là, perché vedo che ci sono robine da vedere. C'è un igloo, un qualcosa, e quindi andremo a vedere cosa c'è dall'altra parte. No, poi un'altra cosa che non ho capito è, una volta usciti da qui, non possiamo più rientrare? Ah, aspetta, no? Possiamo ricrearlo. Quindi se io adesso faccio 1 e 2, io ricreo e posso ripartire. Ok, questo quindi è solo il lemma, quello lì, per atterrare, perfetto. Ok, fatto. Abbiamo spostato a sinistra. Sì, adesso c'è il tooltip da mettere al centro. Ok, l'ho messo in basso. Era l'unico modo per avere tutto ok. Quindi ce l'abbiamo in basso a sinistra. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ho spostato un attimo il microfono perché sennò non ci vedevo bene. Allora, qua ci abbiamo terra, legno. Delle glowstone torch. Qui abbiamo degli alberi che non ci fa salire. Perché è troppo alto. Ci saliamo da qua. Dell'acqua, alberi, degli NPC, quindi è un villaggio. Questa cosa che lasciamo le impronte per terra è bellissima. Adesso possiamo entrare. Ho paura che gli faccio male. Cos'è? Ci danno una Oxygen Max. Ah, ok, ci danno un sacco di roba, carote. Perché ci ha dato questa? Successo qualcosa di strano qui, eh? Ah, eccoli. Questi ci servono a noi. Quindi vuole Luna Sapphire. La dicono cose strane comunque. E onestamente si portano anche un po' la testa. Quindi loro ci danno il workbench. Ah, qua ce n'è un'altra per terra. Vabbè, abbiamo scoperto che c'è il villaggio. Queste cosa sono? Patate? E qui cosa c'è? Però è carino come è stato fatto. Questo è il tin wall. Ok, sappiamo che. Guarda che albero gigante. Figata. Cioè, qui sono nati gli alberi giganti. Ok, abbiamo scoperto che qui c'è tanta roba. No, ho sbagliato, scusa. Ok, lì c'è la nostra navicella, quindi facciamo la luce. Sì, perché ce l'abbiamo. Questa glowstone ci sta bene. Quindi, questa qua non funziona nello spazio. Ok, e ho sentito anche un cru-cru. Eh sì. Moon Rock. È diverso questo. Aspetta che dovremmo mangiare qualcosa perché sennò.
Ah, si è aggiornata la minimappa, ecco, ok. Vediamo un po' cos'è. Guardalo. È proprio qui. Era proprio qua sotto. Basta, è morto. Basta, è morto. Che casino che fa. Questa è la Moon Rock. Tanta roba, signori, tanta roba. Possiamo cominciare a piazzare qualcosa. Volevo andare in quella collina e vedere cosa c'è. Perché quello che volevo fare è anche scavare il sottosuolo per vedere cosa troviamo. Sono veramente curioso di sapere cosa c'è sotto questo manto. E sicuramente abbiamo finito la benzina. Quindi dovremmo rifornire nuovamente la nostra navicella. Qui non c'è niente. Ah, vedi che c'è qualcosa? E qui? Qui si scende di brutto. Ok. Il discorso è che abbiamo bisogno di questa tipologia di torce. Uccidiamo il nostro primo mob. Non ce n'è solo, ce n'è un sacco qua. Bello però, perché essendo sulla luna c'è la gravità che non gli piace. Stai che consumiamo un sacco di cibo. Ok. Non so cosa abbiamo preso, ma lo abbiamo preso. Torniamo da dove siamo. Figata però. Bene, dato che siamo atterrati qua, io direi che possiamo incominciare a crearci un qualcosa qui che ci permetta, però voglio la Moon Rock, che ci permetta di fare qualcosina. Sicuramente una crafting table. Raccogliamo un po' di questa. Ok, penso di averne raccolta abbastanza, 64, ci siamo. Vorrei capire prima di tutto se questi è possibile craftarli. Vediamo un attimo, eh. Allora, tac. Vediamo un attimo, questo cosa ci fa fare con questo? Vediamo. Turf. Niente. Ok. Moon rock, niente. Ok, penso che però credo che ci possa far fare qualcosa del genere, no. Ok, questo? Sì. Ok, nulla di che. E questo cos'è? Ah, questo è il tinore. Perfetto. Cominciamo a costruire qualcosa di decente, una piccola casetta. Non ci abbiamo. Ah, che figata! Quella è la terra. L'overworld.
Ok, prendiamo la crafting table, ce la portiamo in camera, in stanza qui, mettiamo qua. Allora, scusa, eh. Questa è la Moon Rock, ce la fai fare? Ah, sì, ci fa fare la fornace, perfetto. Cos'è? Sono saltati in aria. Possiamo rimetterci questo. Ok. Credo che dobbiamo chiuderci dentro. Facciamo così. Perfetto. E mangiamo. Che volo. Quindi possiamo rubargli un po' di acqua ai nostri amici NPC. Quindi noi tra l'altro abbiamo uno e tre, così ci creiamo l'acqua infinita. Grazie. È stato gentile. C'è anche il legno. In effetti noi legno non abbiamo. Ok, creiamoci l'acqua infinita. Allora, vediamo un attimo. Creiamoci una piantagione. Anche qui ci starebbe bene, non mi interessa. Allora, uno, due e tre. Quindi. Perfetto. Così abbiamo l'acqua infinita. Ok, ci siamo. Crescita 0%. Ok, no tools, in teoria. Ok, 14%, non ho visto uno. Ok, sta crescendo, vai, grande. Secondo, subito l'altra cosa che dobbiamo crearci è l'ossigeno. Ok, alla ricerca di qualcosa che ci possa essere utile. Cos'è quella cosa lì? C'è qualcosa? Cos'è sta roba? Falle e meteore? Così si buca? Sì. Questa è una meteorite. Caduta. Buona. Non so cosa ho preso, ma boh, lo prendo. Stiamo consumando ossigeno. Lì. Anche lì ce n'è una rossa. Andiamo lì. Raw Metallic Iron. Che cos'era? Penso che ci siano le meteoriti qui. Ok, non si vede più niente. Io lo so che ci lascio le penne.
2, 3. Questa è la bedrock. Mi siamo arrivati alla fine. Ok, niente. Ho dovuto teleportarmi a casa. Grazie a questa posso teleportarmi cambiando dimensione. Perché? Perché è impossibile trovare del coal sulla luna e quindi rischiamo di morire. Quindi adesso che lo sappiamo, ci prendiamo il coal da qua e ci craftiamo anche un pannello solare, come abbiamo fatto di qua, perché se no non ne riusciamo fuori. Come vedete è finito a zero tutto. Adesso sto cercando di ricaricare il tutto. Esatto. Dov'è? Questo qua lo ricarichiamo e poi ci ricarichiamo anche l'altro, perché è impossibile. È impossibile. Non c'è neanche un pezzettino di coal e quindi si rischia la morte. Posiamo tutto quello che dobbiamo posare e iniziamo appunto a craftarci dei pannelli solari. E nel frattempo ci portiamo anche del vetro. Scusate, lo so che non è bello fare il teleport, però non se ne esce più. Da lì non se ne esce più. E ci portiamo anche il vetro. Ok, ci siamo quasi. Chiudiamo. Ho creato questi vetri che si trovano praticamente, sono questi che si fanno con tin wall block, quindi con lo stone e un tin, e vacuum bus che si fa con vacuum glass, che si fa con questi e con l'alluminio. Ma abbastanza semplice, ce ne da 5, quindi è facile rimediarli. Questi cosa sono? C'è questo qua, sensore. Non ne ho la più pallida idea di cosa faccia. Quando sulla testa. Boh, non lo so. Comunque ci siamo chiusi. Sopra ho messo questo normale. C'è uno che gira. Perché ho provato a mettere questi, ma questi vanno solamente in verticale e non in orizzontale. Quindi abbiamo tutto. L'unica cosa che ci manca è questo. Non ci sono abbastanza leaf block, quindi dovremmo cercare di capire come fare. Quindi quello che stavo pensando di fare era questo. Se si può fare, prendere la terra, che non so dov'è. Terra. Qui abbiamo i nostri pannelli solari con 5 batterie, che dovremmo anch'essi piazzare al posto di quello lì. Vediamo se riusciamo a piantare qualcosa. Ok, piazziamo i nostri pannelli solari. Allora, ci facciamo i pannelli solari, li piazziamo qua dietro. Allora, vediamo un po', io direi di fare uno. Qua non si può, qua. Ok, facciamo così. Mettiamo questo qui, questo qua. Questa la chiudiamo, non so se la porta si sigilla oppure no, non lo so. Questi li togliamo da qua. Quest'altro. E voilà, in teoria adesso abbiamo il pannello solare. Questi qua non funzionano completamente come erba. Ah no, ce ne manca uno ancora. Ok, ne prendiamo uno. Tac. Ok, come potenza non c'è problema, questo è il problema. Dobbiamo creare pavimentazione, quindi direi di creare qualcosa del genere. E questo mettiamo qua. 1, 2, 3, ci mettiamo
mettiamo questo. Perfetto. Questa qui non ci serve adesso. Va bene, signori, diciamo che abbiamo fatto abbastanza. Ci siamo riusciti a fare qualcosina di carino. Siamo sull'albero. Abbiamo il nostro sistema array di solar panel. Lì c'è un'altra meteorite. La nostra base abbastanza illuminata. Non riusciamo a generare, non riesco a generare ossigeno. Quindi questo è un problema. È un vero problema. Dovrei incominciare a terraformare, a cercare di piantare qualcosa, ma non riesco. Forse dovrei piantare l'erba direttamente, cioè portarla proprio erba e non foglie, non lo so. Ma vedremo. Però la cosa più bella è che siamo arrivati sulla luna e lì c'è Overworld, dove eravamo prima. Ok, signori, per oggi è tutto. Spero che vi siate divertiti e, come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.